Non morire proprio ora, vecchio. George, è Langham. Indietro, per l'ultima volta. Dov'è la tavola? Non la troverai mai. Si trova in questa cappella, vero? Diglielo, papà. Non dirò un bel niente. Signor, pensa a tua figlia. Il mio uomo sarebbe felice di farle del male. Non ti lascerò evocare Lucifero. Getteresti il mondo nel caos. George, dobbiamo fare qualcosa. Stai morendo. Dimmi quello che voglio sapere. Non la troverai mai. Langham era armato. Mi serviva un piano prima di uscire allo scoperto. Non so che fare. Dobbiamo distrarre Langham in qualche modo. Langham era armato. Mi serviva un piano prima di uscire allo scoperto. George, dobbiamo fermare Langham. George, dobbiamo fermare Langham. Non potevo rischiare che Langham ci vedesse. Comunicare con Eva era fuori discussione, ci saremmo fatti scoprire. Non potevo rischiare che Langham ci vedesse. Con un po' di fortuna, Langham non avrebbe notato che l'arma era fuori uso. Fermo dove sei, Langham. Ta, il mio americano meno preferito. Dov'è la tabula? Anche se l'avessi, perché mai dovrei dartela? Perché non hai scelta. Per l'amor del cielo, George, gli spari? Sì, giusto, sparami, no? Non tentarmi. Quella pistola non funziona. Dammi la pistola prima di farti male. Non avrei sfidato la sorte con una vecchia pistola arrugginita. Ora, ce l'hai la tabula? Se ti do la tabula, prometti di lasciarci andare tutti? Hai la mia parola. No, George, no! La tabula veritatis. Veramente la ragazza viene con me. Il vecchio invece ci rallenterebbe e basta. No, io resto qui. Mio padre ha bisogno di cure mediche, altrimenti morirà. Oh, davvero? Ah, no! Problema risolto. Langham, marcirai all'inferno per questo. L'inferno? Al contrario, credimi. Una volta distrutto Yahweh, George, il mondo sarà un posto migliore. Eh? Lucifero ci libererà. Non puoi distruggere Yahweh. Certo che posso, e lo farò. La ragazza. Avevi promesso di liberarci tutti. Potrebbe ancora servirci. Uno dei miei uomini resterà fuori. Se provano a seguirmi, sparagli. Sarà un vero piacere, capo. Eva! Dovete recuperare la tabula. Non sappiamo nemmeno dove stia andando. Solo che è diretto da qualche parte in Medio Oriente. Nient'altro? C'era una nota. Diceva tipo, il nostro destino è in paradiso. E abbiamo trovato una mappa. Mostra la sorgente di 4 fiumi. Non sappiamo altro. Possibile che... Sa cosa significa? Nella Genesi si parla di un fiume. Ha origine in paradiso e si divide in 4. E cosa sarebbe questo paradiso? L'Eden. È diretto all'Eden. Il giardino dell'Eden? Ma è solo un racconto biblico, un mito. No, esiste davvero. È dove Yahweh ha creato la vita e Lucifero ha donato la conoscenza a Eva. Dove le divinità sono in equilibrio. E ora Langham ha la tabula per raggiungerlo. Solo voi potete fermarlo. Dovete sconfiggerlo. Ma come? Eva, lei sa come. Era morto.
Aveva ragione. Dovevamo fermare Langham e salvare Eva. Marques era morto. Senti, è tutto un grosso malinteso. Devi lasciarci uscire. Metti la testa fuori da quella porta e ti pianto un proiettile in fronte. Langham aveva lasciato la sua guardia a piantonare la porta. Nico, quello scagnozzo non ci lascerà uscire. Ci parlo io. Ehi, bello, sicuro di non potermi lasciare andare? Ascolta, bellezza. Sarei più che felice di piantare una pallottola in corpo a te o al tuo amico Yankee. Ti piace rischiare? Allora prova a scappare. Non manco mai il bersaglio. Potevi dire di no e basta. Novità? Ho fatto sfoggio della mia interpretazione più ammaliante della damigella francese. Niente. È meglio se iniziamo a pensare a un'altra via d'uscita. C'era una porta in fondo alle scale, ma raggiungerla sarebbe stato impossibile. Ehi là! Provaci, se hai il coraggio. In quel modo non avrei ottenuto nulla. La guardia si trovava vicino alla porta e sembrava arrabbiata. La porta conduceva in un'area segreta della cappella. Non c'era modo di raggiungere quella porta dall'interno della cappella. Una vecchia grondaia traballante. Aveva visto giorni migliori. La porta conduceva in un'area segreta della cappella. Non volevo attirare l'attenzione su di me senza aver prima pensato a un piano. Non volevo attirare l'attenzione su di me senza aver prima pensato a un piano. La grondaia finiva in un piccolo tombino. Ehi, Nico, ho un piano. Passo. Piazzerò la radio qui fuori. Magari basterà per distrarre la guardia. Dammi un secondo per posizionarla e poi inizia a parlare.
Posizionai con cura la radio nella grondaia. Alto là, o sparo! Se volevo essere sicuro di colpire la guardia, dovevo aspettare che si avvicinasse. Il martello colpì la guardia in testa tanto forte da tramortirla. Nico, andiamocene da qui. La guardia non ci causerà più problemi. Cosa hai fatto alla guardia? Gli scalini devono essere scivolosi. Sarà caduto. Nico, guarda. Una cabina della teleferica. Presto, prima che Langham blocchi l'impianto. Non credi che avremmo fatto meglio ad aspettare la prossima cabina? Ce l'abbiamo fatta, sì o no? Quante storie! Ora, se solo riuscissi ad aprire il finestrino, forse riusciremmo a... Ok, forse no. Niente panico, penserò a qualcosa. Tieni duro. Non è che abbia molta scelta. O tengo duro o cado e muoio. Il fermo del finestrino era all'interno. Il fermo era all'interno e non potevo raggiungerlo. La porta della cabina era chiusa. Non riuscii a raggiungere la maniglia. Come facciamo a entrare nella cabina? Non saprei. Hai provato con la porta? Tieni duro. Lo sto facendo, George. Dovevo riuscire a far entrare Nico nella cabina. Il fermo del finestrino. Accidenti, è incastrato. Dammi un secondo. Sbrigati. E così ci incontriamo ancora. Sono venuto a riprendermi il mio quadro. Che quadro? La maledizione. Salute. Non sono in vena di battute. Sappiamo entrambi che quel quadro nasconde un tesoro. Vede, anche se il quadro fosse suo, non glielo darei. Lei non è altro che un malvivente.
Ah, un uomo di principi. Questa volta non la passerà ancora liscia. Ancora? Ha rubato la mia 12 rubli in platino. Ma era solo una vecchia moneta. Una vecchia moneta del valore di 150.000 dollari. Wow, abbastanza per ridecorare un'intera casa. La smetta con il suo umorismo americano. Mi dirà dove si trova il tesoro. E lo farà ora. Non se ne parla. E poi, sul serio, ha detto ci incontriamo ancora. Dovevo provare qualcos'altro. Rastrello sembrava molto allegro, con la sua pancetta da birra e gli occhietti porcini. Salve! Sono qui. Salve, signorina. Mi darebbe una mano? Mi spiace, non posso. Ma visto che ci siamo, potrebbe spiegarmi una cosa? Cosa? Una cosa che ha detto la prima volta che ci siamo visti. Continuo a pensarci. Ho scelta? Esatto. Esatto cosa? La scelta. Non la seguo. Vede, io sono un determinista. Si adatta bene al mio lavoro. Ma ciò che ha detto a Londra mi ha spinto a pormi una domanda fondamentale. Esiste il libero arbitrio? Perché se esiste, ai miei tempi ho fatto delle scelte discutibili. Mi aiuti a venirne fuori. Abbiamo una scelta. Esiste sempre una scelta. E ora lei può scegliere se aiutarci o no. Non saprei... Vorrei farlo. Ma il capo... La mia piccola lezione di filosofia sembrava funzionare. Può fermare Medowski? Come le ho detto, anche solo tentare sarebbe inutile. Le sue azioni sono predeterminate, come le mie. E così è un determinista. Non sarà solo una scusa per farsi dare degli ordini da Medowski? Almeno io so chi controlla le mie azioni. E lei? Certo, me stessa. Quindi ha scelto lei di starsene appesa lì, giusto? Sì, perché lei e Medowski mi avete sparato. E lei ha scelto di spararmi, giusto? Beh, sì. Ma non ho scelto di sparare a quel fesso della galleria. Non voleva uccidere Henry? Volevo solo spaventarlo un po'. Ma mi è partito un colpo e... il resto è storia. Il libero arbitrio non c'entra. Però lei aveva scelto di non sparargli. La morte di Henry è stata un incidente. Quindi, secondo lei, ho una possibilità di redenzione? Per redenzione intende detenzione con riduzione della pena per buona condotta? Allora sì, credo che abbia una possibilità. Devo rifletterci su un altro po'. Io non vado da nessuna parte. Con un pizzico di persuasione in più, Rastrello ci avrebbe aiutati a uscire da questo pasticcio. Lei non ha scelto di uccidere Henry. Ma è morto lo stesso. Esatto, è stato un omicidio involontario. Ha dei rimpianti? No, non credo. Ma sono un po' preoccupato. Questa storia del libero arbitrio mi ha dato da pensare. Rastrello, cosa ama della vita? Beh, il calcio, fare a botte e le siepi. Se le siepi che crea sono predeterminate, perché farlo? Lì la libertà d'espressione non c'entra. Sono una specie di Valium orticolo. Fanno tacere le voci. Così è un tifoso di calcio, eh? Non so resistere a una bella partita. Ma se il determinismo ha ragione, che senso ha giocare? A chi serve?
a volte me lo chiedo anch'io, quando perdiamo. Credo di aver avuto un'illuminazione. Potrebbe anche trattarsi di un'indigestione. È senza dubbio un'illuminazione. Credo abbia ragione. Se sono qui, è solo a causa mia e delle mie azioni. Vado a parlare con il capo. Di certo ascolterà le mie ragioni. Capo! Capo! Che vuoi, idiota? Quante volte ti ho detto di non interrompermi quando sto per uccidere qualcuno? Ricordi il nostro accordo? Io sono quello importante che si occupa delle faccende importanti. E io sono la nullità che si occupa delle cose di poco conto. Esatto. Allora non hai niente di poco conto da sbrigare. Ora che mi ci fa pensare, una cosa ci sarebbe. Non voglio interromperti. Vai a farla, scimmione. Se lo dice lei, capo. Oh, santo cielo. Ecco, libero arbitrio, obbedendo agli ordini. Questo sì che è un vero paradosso. George? Te la sei presa comoda, eh? Io e Medoski avevamo molto da raccontarci. E poi tu e Rastrello sembravate andare così d'accordo. Una volta finito, pensavo mi avresti fatto un fischio. È sempre bello rivedere i vecchi amici. Oh, grazie al cielo siete voi due. Non crederete mai a cosa è appena successo. Ci metta alla prova. Ai monaci questa storia non piacerà affatto. Abbiamo avuto una piccola disputa filosofica mentre salivamo. Nulla che non possa essere sistemato da cure amorevoli. Sì, non sono proprio rotte. Sono più in uno stato di transizione. È incredibile cosa può fare una mano di vernice. George, ora che si fa? Troviamo Langham, sventiamo il suo folle piano, salviamo Eva e tu vinci il Pulitzer. Detta così, George, sembra facile. Allora, come facciamo a raggiungere Langham? Innanzitutto sappiamo dove sta andando. Giusto, in Mesopotamia, ossia in Iraq. Non è certo una delle maggiori mete turistiche. Serve un passaggio? Sarà dura raggiungere Langham con una limousine. Ma quale limousine? Parlo del super accessoriato Learjet 60 di Medoski. È già pronto al decollo. Può portarci in Iraq? Non sarebbe la prima volta. Non so se mi spiego. Ho le chiavi, i contatti e il frigo bar ben fornito. Che ne dite? È il minimo che possa fare. L'ultima cosa che ricordavo era di essere salito sul jet di Medoski e di aver accettato un cocktail di Rastrello. Salve! C'è nessuno? Cos'è successo alla luce? Va meglio? Oh, signor Marques! Esatto. Salve, George. Ma lei è morto. La morte la spaventa? Direi. Ho la brutta sensazione che stia venendo verso di me. Non ha scelta. Non può permettere a Langham di distruggere Yahweh. Lucifero e Yahweh devono continuare a regnare in armonia, o il caos avrà la meglio. Non gli dia retta, George. È qui solo per sviarla. È un agnostico, un eretico. Lucifero è il diavolo e deve essere sconfitto. Yahweh deve regnare supremo. Ehi, ehi, un momento, padre. Non sono certo un fan del diavolo. Ma cosa si ottiene a seguire Yahweh? Sottomissione, repressione, conformismo acritico. Non fa per me, bello. A me piacciono sesso, droga e rock and roll. Il mio dio è Bacco. Ah,
Visto che succede voltare le spalle a Yahweh, si diventa edonisti sporchi di vernice. George, non diretta nessuno dei due. Sono solo un eretico e un ubriacone scansafatiche. Non sono uno scansafatiche. E io non sono un eretico. Io ero il miglior falsario in circolazione. E io sono stato felice di morire per la mia fede, come migliaia di miei antenati. Ehi, gente, gente! Allora, il sogno è mio e le regole le faccio io, ok? Quella che lei chiama avidità, per lui è ambizione, e la sua sottomissione, per lui è ordine. Fra un'oretta circa dovrò affrontare un uomo che vuole distruggere Dio. Mi servono dei consigli, consigli pratici. Una bella bevuta e attacca a testa bassa. Tanto sei praticamente già morto. Sciocchezze! Abbia fede in Dio. Sarà il suo scudo. Non li ascolti, George. Sbagliano entrambi. Preservi l'armonia. Protegga l'equilibrio. Ma come faccio a... George, la risposta è nelle sue mani. Nelle mie mani? Che vuol dire? George? George, svegliati! Stavi sognando! Che cosa? Stavi sognando! Dai versi che facevi qualcosa che riguardava sesso e droga? Sì, siamo arrivati. Quella sembra la sorgente di quattro fiumi, quindi il giardino dell'Eden è laggiù.